Samuel Arbesman, matematico ed esperto di reti di fama internazionale, prende in considerazione la straordinaria e molto teorica possibilità di cercare indizi di un'intelligenza aliena nel nostro DNA, e non solo nel DNA umano, ma nel codice genetico di tutti gli organismi viventi. È un'idea un po' fantasiosa, non è una novità, è già stata avanzata in passato. Se una specie volesse comunicare attraverso lo spazio e il tempo, codificare un messaggio nel codice genetico delle specie viventi potrebbe essere un modo per farlo. Ma uno dei problemi più difficili da gestire nell'uso del DNA per lasciare un messaggio nascosto è che l'evoluzione può cambiare il codice. Quindi, se una civiltà tecnologicamente avanzata ha lasciato un biglietto da visita molecolare alcuni milioni o miliardi di anni fa, oggi non sarebbe più presente o riconoscibile, a meno che non sia stato costruito in maniera tale da farne una parte essenziale per la funzionalità della vita. Ma oltre che il DNA, supponendo con una certa presunzione tipicamente umana che una civiltà aliena abbia voluto lasciare un segno del suo passaggio, quale sarebbe stato il modo migliore per farlo? Anche ragionando in termini terracentrici, il nostro pianeta sicuramente non è il posto ideale per lasciare una cosa che dovrebbe sopravvivere per milioni se non miliardi di anni. I cicli geofisici e geochimici distruggerebbero o cambierebbero in maniera drastica le strutture artificiali. Del resto, la fantascienza ci viene sempre in aiuto quando teorie del genere vengono ipotizzate. Arthur Clarke, nel suo racconto del 1948, La Sentinella, descrive un artefatto lasciato sulla Luna, un radiofaro di avvertimento per segnalare la presenza di una specie distruttiva, che saremmo poi noi, a cui stare attenti. E naturalmente, chi non ricorda il monolito nero di 2001, Odissea nello spazio, che ormai è entrato nel nostro immaginario collettivo? Magari per gli alieni del passato la Luna sarebbe stato un ottimo posto per lasciare un messaggio. L'ambiente lunare è antico e stabile da miliardi di anni, oppure un manufatto alieno potrebbe anche essere stato collocato su Marte, su Europa. Chissà, le ipotesi che possono farsi sono davvero numerose. E vi invito a leggere l'articolo originale da cui è tratto il testo di questo video per saperne di più. Ma c'è anche un'altra e interessante opzione. Per garantire che chi riceve il messaggio abbia raggiunto un livello tecnologicamente avanzato per poterlo riconoscere, si potrebbe collocare questo messaggio alieno alle porte del nostro sistema solare. Ad esempio su uno dei grandi oggetti della cintura di Kuiper o addirittura su Plutone. Magari la prossima estate, quando la sonda NASA New Horizon passerà attraverso il sistema Plutone-Caronte, potrebbe individuare un messaggio degli ultimi visitatori alieni. Non si sa mai. Ed è bello fantasticare così, ma in maniera sempre logica e razionale. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.